pillole di Non Solo Suoni. Alberto Ivano Fossati, o meglio semplicemente Ivano Fossati, non è solo un cantante e cantautore, ma anche un musicista e autore per molti altri artisti. Genovese, dopo una vita dedicata alla musica, nel 2012 ha deciso di chiudere, non senza togliersi qualche sassolino dalle scarpe, e vedremo perché, per dedicarsi alla scrittura, e nel 2014 è uscito il suo primo romanzo, 335. Fossati inizia presto a studiare pianoforte, ma affascinato dai Beatles di Please Please Me e Love Me Do, decide di dedicarsi alla chitarra, senza comunque disegnare il flauto traverso. Dopo le prime esperienze in gruppi beat a fine anni 60, si fa conoscere con i Delirium suonando una musica rock progressive con flauti e sintetizzatori e incidendo nel 1971 il primo 45 giri, Canto di Osanna, mentre con il 33 giri successivo, Dolce Acqua, Fossati diventa leader e voce del gruppo. Famosissima Yesael, portata al Festival di Sanremo del 1972. L'esperienza con la band si chiude presto per lasciare posto alla carriera da solista, che inizia con un 45 giri dal titolo Beati i ricchi, tema dell'omonimo film di Salvatore Samperi con protagonista Paolo Villaggio. Ma non è che l'inizio per Fossati, che poi diventerà anche uno dei compositori più importanti per molti artisti italiani. Seguono intanto altri due album che anticipano tematiche poi ricorrenti come quelle del viaggio e del mare. La svolta arriva con il quarto disco del 1977, La casa del serpente, con cui le sonorità diventano più marcatamente rock. Nello stesso anno inizia il sodalizio artistico e sentimentale con Mia Martini, mentre Fossati avvia, come detto, la carriera di autore per cantanti come La Bertè, per la quale scrive, per esempio, Dedicato, o Mina con Non può morire un'idea, o ancora Pensiero stupendo, uscita nel 1978 con la voce di Patty Pravo. È del 79 uno degli album più conosciuti e apprezzati di Fossati, La mia banda suona rock, registrato nei celebri Criteria Studios di Miami con alcuni musicisti dell'entourage di Eric Clapton, è seguito da Panama e dintorni, che ha anche arrangiamenti del tastierista soul jazz Steve Robbins, che tra l'altro collabora anche con Sting, e che nel 2012 occuperà la 50esima posizione nella speciale classifica dei 100 album italiani più belli di ogni tempo della rivista Rolling Stone. Prima del terzo album del periodo rock, ecco nel 1982 la famosissima Non sono una signora, scritta da Fossati per Loredana Bertè, mentre l'anno dopo uscirà Le città di frontiera, dedicato al musicista americano Randy Newman e del quale fanno parte, tra le altre, La musica che gira intorno, Amore degli occhi, Traslocando, già peraltro interpretata dalla stessa Loredana Bertè, e la giovanilista I ragazzi cattivi. In Ventilazione, inciso nel 1984, ci sono alcune cover, come Boogie, scritta da Paolo Conte e rivisitata in chiave rock, mentre nel 1985 Fossati collabora all'album Scacchi e Tarocchi di Francesco De Gregori. Dal 1986 una nuova svolta, con l'album 700 giorni, dai suoni molto più etnici e dai testi sempre più profondi. Ne sono esempi la danza sudafricana di Buon Tempo, il folk celtico di Amanti d'Irlanda, ma anche Dieci soldati e Il passaggio dei partigiani, entrambe antibelliche, con testi che ricordano lo scrittore Beppe Fenoglio e immagini da cinema neorealista. Dopo aver vinto per questo disco il prestigioso premio Tenco, nell'88 esce invece La pianta del tè, anch'esso con molte influenze orientali. Per oggi è tutto, ma soltanto per oggi, perché Fossati, oltre che come autore, prosegue nello scrivere altri album, sempre innovando il suo stile. A domani!